Le infrastrutture rappresentano sicuramente un elemento importante per l'economia di un paese e lo sviluppo e ammodernamento dello stesso. In questo ambito l'attuazione, proseguire anche con la realizzazione di quelle infrastrutture che sono contemplate nel piano di sviluppo approvato lo scorso dicembre, sicuramente danno tutti gli elementi necessari per ammodernare il paese. Infrastrutture che devono riguardare il comparto turistico e commerciale, con particolare riferimento al sito UNESCO, con altre infrastrutture che riguardano la viabilità, che è un elemento fondamentale per giungere a San Marino e quindi una collaborazione che è con la realtà limitrofe che è già in corso, e ulteriormente anche altre infrastrutture tecnologiche che possono portare ad una maggiore autonomia e minor dipendenza quindi dall'esterno per quanto riguarda gli aspetti energetici e di altri elementi ambientali. In merito agli investimenti e infrastrutture, penso che sia necessario affermare obiettivi e certezze. Una questione che deve essere obbligatoria è che non si possono impegnare risorse pubbliche per la spesa corrente. E un obiettivo, ed è proprio una prospettiva certa, che deve impegnare nel prossimo futuro la prossima legislatura, è di investire risorse pubbliche per difendere il lavoro e per realizzare infrastrutture pubbliche. Sono obiettivi che sono già stati realizzati nella passata legislatura. Le infrastrutture sono necessarie, obbligatorie per rendere ancora più appetibile la possibilità che investitori esteri possano venire ad investire nel nostro territorio, e in questo la rete viaria, le reti, il wifi, le strutture scolastiche, qualunque tipo di l'università, sono investimenti necessari per cercare di dare al nostro paese un volto più moderno e più attrattivo per gli investimenti nel nostro territorio. La necessità che ha il nostro paese di dotarsi di ulteriori infrastrutture per lo sviluppo e per la crescita di San Marino necessita di alcune modalità di finanziamento, tra le quali due possono essere le principali. Una che è già in atto ed è quella dei concorsi di progetto, attraverso le quali già sono state finanziate alcune, sono state già realizzate alcune progettazioni e che hanno tenuto conto di due elementi: la qualità degli elementi in atto e quindi delle opere che verranno realizzate a fronte della minor spesa con la quale realizzare queste opere. L'altra modalità che ancora non è in atto e che potrebbe essere incentivata è quella della pubblicazione di tutte le opere pubbliche che dovranno essere realizzate, in modo tale da consentire agli enti privati di partecipare attraverso la finanza di progetto alla realizzazione di queste opere. E ulteriormente anche di consentire proprio ai privati di realizzare alcune opere che possano essere utilizzate per il bene di tutta la collettività, a fronte anche eventualmente di capacità redditizie che queste opere potrebbero dare in certe circostanze. I settori in cui questi investimenti vanno orientati e quindi nei quali porteranno lavoro e porteranno crescita possono essere il settore turistico, quello industriale o quello commerciale. Per quanto riguarda il settore turistico, alcuni importanti investimenti sono già in corso di progettazione, investimenti che riguardano il centro storico di San Marino e che daranno i loro risultati in un periodo di tempo più lungo. Nell'immediato si può invece continuare a puntare sul settore del turismo congressuale, potenziando le strutture che già abbiamo funzionanti sul nostro territorio e creando una serie di altre infrastrutture sempre collegate al settore della ricettività. Per quanto riguarda il settore industriale, è importante cercare di valorizzare quelle che sono le eccellenze presenti nel nostro territorio e creare opportunità per un nuovo sviluppo. Si può investire ad esempio nel settore della mobilità, intesa nel senso più stretto del termine come flusso veicolare, quindi interventi che riguardino le principali arterie di comunicazione per migliorarne sicurezza e percorribilità, e mobilità intesa nel senso più ampio del termine, quindi come flusso di dati, e quindi investimenti che possono riguardare infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda il settore commerciale, bisogna orientarsi nelle due direzioni in cui questo si sta sviluppando: le piccole attività, e quindi ridare vita ai centri storici, e il commercio globale, quindi gli outlet, creando degli spazi in cui queste attività si potranno insediare. È importante sottolineare che gli investimenti nel settore delle infrastrutture non potranno più essere messi in campo solo dal settore pubblico. Si dovrà attuare una forte sinergia tra pubblico e privato, incentivando il privato a collaborare insieme al pubblico per creare quelle che saranno le basi per il futuro di questo paese e della nostra Repubblica.